Ciao a tutti ragazzi, qui è Visio e ben ritrovati nel canale, ben ritrovati con un nuovo numero della Ferrari F1 Collection. Oggi facciamo, ahimè, un'altra doppiona, torna la 312 T2 del 77, questa volta però con Carlos Reutemann. Anche questa uscita io ve l'avevo già annunciata sui miei social, mi raccomando ve li lascio qui sotto, andate a lasciare un bel pollicione se volete essere sempre aggiornati non solo su tutto quello che esce sul canale, ma anche su tutte le novità che arrivano in edicola. Molto importante se volete prendere soltanto qualche numero nello specifico. In questo caso parliamo della T2 del 77, sapete, campione del mondo, solitamente si cerca Niki Lauda. In questo caso però Carlos Reutemann nel Gran Premio del Brasile, che comunque fu proprio lui a vincere, quindi una macchina che mantiene il suo fascino, sicuramente potrà piacere a molti di voi. Ragazzi, come sempre, prima di iniziare questo video, io come al solito vi invito a lasciare un grossissimo pollicione in su, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Inoltre vi ricordo che qui sopra vi lascio la playlist della Ferrari F1 Collection, dove potete trovare tutti gli altri numeri che abbiamo fatto. Ragazzi, abbiamo fatti tutti quanti e li faremo tutti quanti. Mentre qui sotto vi lascio il gruppo Telegram Visio TV Modellismo, importantissimo se volete essere sempre aggiornati su tutto quello che riguarda questo bellissimo mondo. Ragazzi, bando alle ciance, ci possiamo spostare sotto ed andiamo a scoprire la 312 T2 di Carlos Reutemann. Ok ragazzi, eccoci qui, vi ho lasciato sullo sfondo due bellezze che andremo a vedere proprio nella parte finale del video, dove andremo a confrontare i modelli con questa nuova 312 T2. Allora, ho dato anche un colpo alla camera, perdonatemi, togliamo la cartaccia, rimettiamo bene tutto quanto. Ok, Ferrari F1 Collection, l'uscita numero 94, la 312 T2, Carlos Reutemann 1977. Il prossimo numero, la 275 F1, Alberto Ascari 1950, ragazzi miei. La prima Ferrari che corse un mondiale di Formula 1, sicuramente un pezzo di livello. Allora, come ci siamo detti, la 312 T2, raga, ne abbiamo parlato, ma che ve lo dico a fare quante volte, poi testimoni sono i modelli che vi ho lasciato lì dietro. Comunque una macchina campione del mondo, 1977, insomma la Ferrari tornò a far sul serio, lo fece anche nel 75, nel 76 non lo fece per pochissimo, causa l'incidente bruttissimo di Niki Lauda che per poco gli costò la vita. Comunque qui abbiamo la scheda tecnica, ma quello che ci interessa a noi è andare a vedere il modellino. Vediamo se al di là delle decals con la numerazione ci sono delle modifiche o comunque delle diversità rispetto alla vecchia T2 che abbiamo aperto. Allora, eccola qua, Ferrari 312 T2 1977, Carlos Reutemann. Ovviamente per quanto riguarda la qualità, ragazzi, siamo perfettamente in linea, io credo, con quella di Niki Lauda. A me, a guardarla così, sembra proprio lo stesso modello, ok? Mo adesso non mi ricordo con perfezione assoluta il modello di Niki Lauda, però a vederle così, ragazzi, mi sembrano proprio identiche. Ala anteriore e posteriore cromate, come era tipico in quegli anni, sicuramente fatte molto bene, realizzate in maniera ottima. Per quanto riguarda gli spessori sono abbastanza buoni, la stessa cosa la possiamo dire per il pacchetto sospensioni, buone anche le prese da reazione dei freni. Poi abbiamo diverse aperture sul muso e sui lati del cockpit che sono state realizzate molto bene. Purtroppo stavo guardando la Decals Reutemann, vedete, è un po' troppo attaccata la scritta Fiat, in questo caso doveva essere spostata leggermente di più verso sinistra. Andiamo a vedere dall'altra parte, anche in questo caso sono vicine, però diciamo che risulta sicuramente migliore. Vedete che in questo caso la scritta è quasi attaccata, anzi proprio attaccata al logo Fiat. Fatemi sapere se anche la vostra è così o se purtroppo io ho beccato una con la Decals un po' troppo vicina. L'interno del cockpit abbastanza buono, possiamo vedere il logo della Ferrari, le Decals delle cinture di sicurezza sul sedile, come vi dicevo l'ala posteriore è cromata, bellissima. Il fanalino posteriore con la plastica trasparente, scarichi bianchi e motore di colorazione grigia. Quindi, come detto ragazzi, la macchina è abbastanza buona, ne abbiamo già viste molte di questo tipo. Andiamo a vedere quella di Niki Lauda, vediamo se ci sono delle differenze. Allora, le prese d'aria, che è l'unica cosa per cui non ero sicurissimo fossero identiche, in realtà lo sono. Ala anteriore identica, sospensioni identiche, vediamo l'interno del cockpit, ragazzi, sembrano proprio uguali, vediamolo da quest'altra parte,
io non noto nessun tipo di differenza, il posteriore è il medesimo, quindi ragazzi l'unica cosa che cambia è il numero. Possiamo vedere il numero 11 su Niki Lauda, il numero 12 su Carlos Reutemann e ovviamente la scritta al lato del cockpit. Per il resto le macchine sono identiche, quindi ragazzi non vi potrei mai biasimare se mi scrivete video io l'ho saltata, avete fatto bene. Io come vi dico sempre le voglio fare tutte, per completezza voglio avere ogni uscita sulla playlist del mio canale, però effettivamente questo è un doppione che, come spesso poi mi scrivete, li utilizzano per allungare un po' il brodo. Ne avremmo fatto a meno? Assolutamente sì, anche perché poi, come ci siamo detti, mancano anche dei numeri che insomma avremmo decisamente preferito. Questa invece, ragazzi miei, è la scala 1 a 24. Insomma, dai vostri commenti leggo che queste 1 a 24 vi stanno piacendo così tanto che ormai le collezioni che escono in edicola le vedete soltanto se sono in scala 1 a 24. Indubbiamente il modello è un altro livello, la qualità è sicuramente molto migliore, i dettagli sono sicuramente un'altra cosa, quindi insomma vi capisco, non è che posso dirvi di no. Comunque ragazzi miei, queste sono le mie 3 312 T2 Niki Lauda e Carlos Reutemann. Fatemi sapere qual è la vostra preferita e con un commentino quello che più preferite. E dunque, cari ragazzi, anche per questo video è davvero tutto. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale e premere sulla campanellina per restare sempre aggiornati su tutte le nuove uscite. Se questo video vi è piaciuto lasciate un like, campione del mondo, come questa 312T2. Mi raccomando, fatemi sapere se vi è piaciuta, se l'avete presa anche voi o se avete deciso di saltarla dal momento che possedevamo già quella di Niki Lauda. Tutto quello che volete sempre con un bel commentino qui sotto. Io vi do appuntamento con il prossimo numero, Ascari 1950, numero bellissimo che dobbiamo mettere assolutamente in collezione. Qui da Visio e dalla 312T2 di Carlos Reutemann è davvero tutto. Io vi mando un grosso saluto. Ciao ciao.